stato un discorso molto interessante. Il Presidente ha, come dire, ampliato un orizzonte per l'intera collettività, e che con la Via della Seta lui pensa e ritiene che ci debbano essere tutte le condizioni per dare sviluppo alla Cina, ma in particolar modo la Cina è impegnata di dare sviluppo al mondo, sia sotto il profilo economico che quello sociale. Una cooperazione tra i periodi generale di tutti, con un contributo sostanziale e la partecipazione di tutti, mettendo insieme, diciamo così, un'azione collettiva. Ma quello che ho potuto interpretare, e quindi condivido, è che bisogna puntare sicuramente sulla tecnologia avanzata e dare indubbiamente molto spazio alla crescita sociale. Quindi trovare anche una condizione di equilibrio per quello che può essere praticamente il reddito nell'ambito appunto familiare, e con una compartecipazione generale di tutto il Paese. Questo l'ha sostenuto il Presidente Xi, come anche altri leader di altri Paesi, che pensano appunto che sulla via della nuova seta, via della strada della nuova seta, ci siano le condizioni per poter dare all'umanità un'ulteriore spinta di successo sociale ed economico.